Bentrovati a tutti gli amici ascoltatori, questo è Osservatorio Antimafia su Sky Youth Web Network, sempre in compagnia di Antonella Intrenò. Salutiamo Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. E Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net, che penso vorrà darci subito gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, buonasera da Venezia, sono le 22:01, saluto anche la regia centrale Rosario Moreno. Dunque, c'è un aggiornamento delle notizie dall'estero Yemen, 40 civili che stavano tentando di abbandonare la città di Aden. Nel sud dello Yemen, a bordo di imbarcazioni, sono stati uccisi dai ribelli Houthi che li hanno bombardati con razzi e colpi di mortaio. Lo riferisce la televisione Panaraba Al Jazeera, aggiungendo che l'aviazione della coalizione araba guida saudita è tornata a colpire con numerosi raid aerei il nord del paese, controllato dalle milizie sciite Houthi. Dunque, vediamo se ci sono, che mi sembra di sì, altri aggiornamenti. Dunque, parliamo del caso Orlandi. Dopo la richiesta di archiviazione presentata ieri dalla Procura di Roma, Agcià ribadisce la sua versione sul giallo di 32 anni fa e lancia un appello al Papa: faccia qualcosa per lei. Agcià dice di aver suggerito di rivolgersi sia al governo vaticano sia a tutte le madri superiori di tutti i conventi del mondo perché possano aiutare la liberazione di Emanuela Orlandi, che si trova probabilmente in un convento. Questa dunque è l'ultima notizia per quanto riguarda il caso Orlandi. Vi ricordo anche che è appena andato in onda sulla televisione interregionale Video Telecarnia un importantissimo documentario che faceva ricordare l'anniversario del forte sisma in Friuli Venezia Giulia del 6 maggio 1976. Abbiamo visto delle città completamente distrutte, monumenti artistici che oramai sono andati persi, castelli distrutti dall'epicentro Gemona per poi scendere fino a Sequaz, passando per la città di Buia, Osopo e poi altri paesi distrutti, come ad esempio Forni di Sopra, Forni di Sotto, Forni di Mezzo e anche dalla parte più a nord verso il confine austriaco, confine anche sloveno, tutti gli altri paesetti che sono stati praticamente quasi rasi al suolo e con diverse vittime. La vita sembrava che si fosse ripresa e poi con le scosse molto forti di settembre, dello stesso anno appunto 1976, gran parte della popolazione ha deciso di lasciare la propria terra e andare a trovare un alloggio verso il mare, nelle zone dell'Alto Adriatico. È stato un documentario che a guardarlo ti colpiva moltissimo, forse perché anche il sottoscritto l'ha vissuto, diciamo, meno drammaticamente quella forte scossa del 6 maggio e poi quella a settembre, e quindi collega un po' il tutto. Fu una serata caldissima e all'improvviso questo gran scossone prima sussultorio, almeno qui nel veneziano si è sentito distintamente, prima sussultorio, dicevo, e poi ondulatorio, che io ricordo avevo 9 anni, non riuscivo a capire cosa stava succedendo. Si pensava che fosse esplosa Marghera, Porto Marghera, le fabbriche, c'erano delle fabbriche all'epoca molto più pericolose che non adesso. E invece poi, verso le 22:30, se non ricordo male, ci fu un'edizione straordinaria della Rai TV che ha dato notizia di questo devastante terremoto che si è sentito, i lampadari oscillavano fino in centro Italia, nelle zone della provincia, ad esempio, di Livorno. Ricordo un amico d'infanzia che ogni tanto mi ricorda questo fatto, che vedevano questi lampadari che oscillavano. Quindi è stato molto vasto questo sisma. Va bene, 22:06, io vi lascio a voi la linea dopo questo ricordo
di questo terremoto fortissimo che c'è stato il 6 maggio 76 in Friuli, a Gemona, e a voi quindi la conduzione di osservatorio antimafia. Prego, Antonella e Ugo. Grazie Massimo. Ricordiamo infatti che questa è una trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica online antimafia2000.com. E ospite di questa sera è ancora una volta gradito Aaron Pettinari, redattore di Antimafia 2000. Bentrovato Aaron. Buonasera. Buonasera, buonasera Ugo, buonasera Antonella, naturalmente a tutti quanti i radioascoltatori e anche a Massimo e anche a Rosario, un carissimo saluto, grazie per questo invito. Allora, Aaron, io ti lascio subito nelle mani di Ugo, di modo che voi possiate entrare nel merito della conversazione di questa sera. Parliamo dell'articolo apparso quest'oggi su Repubblica, a firma del PM, Nino Di Matteo per, la presentazione del suo ultimo libro. E poi, insomma, è d'obbligo, parlare con te, di immigrazione, nel senso che la vostra redazione ha sede a Palermo e sappiamo quanto la Sicilia stia risentendo pesantemente di questo fenomeno migratorio, di portata biblica. E cerchiamo anche insieme di capire se possono esserci, degli interessi da parte delle organizzazioni criminali mafiose nella gestione del traffico di esseri umani. Comunque, ecco, ti lascio subito nelle mani di Ugo di modo che possiate entrare nel merito della conversazione. Grazie Antonella. L'argomento non può non essere quello relativo ad una pubblicazione che credo sia imminente, se non è già stata fatta, del giudice Di Matteo relativa ad un suo libro, il cui titolo è Collusi. E la domanda è se conosci o hai avuto modo di conoscere il contenuto di questo libro, che dovrebbe essere un libro che spiega un percorso di indagini compiuto dal magistrato nell'arco di 20 anni, forse anche più. Sì, allora il libro uscirà ufficialmente domani in tutte quante le librerie, è edito da Rizzoli. E si tratta appunto di un libro scritto a quattro mani con Nino Di Matteo, da Nino Di Matteo e Salvo Palazzolo che ha, diciamo, contribuito a stendere, insomma, le dichiarazioni del magistrato in questo percorso, in questo ragionamento che il magistrato palermitano comunque fa. Con questo suo ultimo lavoro. Beh, già dice tutto il titolo, Collusi. Nel sottotitolo di fatto che viene presentato, perché politici, uomini, istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia. Di fatto, il magistrato, che si può dire è il più minacciato d'Italia in questo momento, il più temuto, il più scortato in Italia, proprio per le minacce che c'erano state, ricorderete nel 2012, nel 2012 da parte di Rina, nel 2013 da parte di Rina, di fatto va a raccontare quelli che sono, quello che è la sua visione su quello che è lo stato attuale di Cosa Nostra, delle mafie. E i tipi di rapporti che può avere con la politica, denuncia il fatto che in questi ultimi anni si sta registrando diciamo una sorta di campagna verso l'opinione pubblica quasi a dimostrare che Cosa Nostra e le mafie siano sconfitte o quasi, così non è. Del resto ce lo dicono le indagini, ce lo dicono anche le indagini eccellenti che ci sono state, soprattutto negli ultimi anni. Anzi, e poi va anche a denunciare quelli che sono stati in questi ultimi anni, partendo dal fatto che dopo il 92-93 c'era stata una sorta di, diciamo, quasi, sembrava che ci fosse quasi una svolta in quegli anni in seno al contrasto contro le criminalità organizzate, contro la mafia, ma anche contro le corruzioni. Ricordiamo che con Tangentopoli a quel tempo si rivedeva una sorta di primavera, una sorta di luce dal punto di vista politico. Poi, dopo che è successo che questa rivoluzione, chiamiamola politica, non c'è stata, o meglio, c'è stata, ma ha portato a
dei cambiamenti che, anziché lo Stato portare l'attacco decisivo per debellare quello che era il fenomeno mafioso, di fatto è intervenuto inspiegabilmente con delle leggi, con delle interventi legislativi che di fatto hanno contrastato, magari hanno contrastato in parte Cosa Nostra, altri l'hanno solamente attaccato in alcune parti. Certo, ci sono delle cose strane, per esempio una riforma che è stata fatta sulla legge dei pentiti, che poi ha disincentivato di fatto il fenomeno del pentitismo, e guarda caso è uno dei punti, tra l'altro, del papello di Cosa Nostra. Sapete benissimo che c'è un processo in corso a Palermo sulla trattativa Stato-mafia, o meglio il reato è quello di attentato al corpo politico dello Stato. Ci sono oltre ai mafiosi alla sbarra ci sono personaggi delle istituzioni. Diciamo che più o meno il libro comunque ripercorre questi ultimi anni arrivando fino ad oggi. Naturalmente ci saranno anche dei capitoli che sono dedicati comunque alla sfera più personale di Nino Di Matteo e al fatto che, appunto, come lui vive oggi questa condizione di essere il magistrato più minacciato d'Italia. E nell'articolo di oggi che è stato pubblicato sulla Repubblica, questo stralcio, diciamo, di libro, il stralci di libro, si evince, insomma, la storia di un magistrato che ha a che fare forse per la prima volta veramente con la paura anche di dover vivere con i familiari questa situazione di essere condannato a morte dal capo mafia. Insomma, un libro sicuramente molto interessante da leggere, e ovviamente invito tutti quanti i radioascoltatori a prenderne una copia il prima possibile. E sicuramente così sarà, soprattutto chi segue con attenzione queste vicende, che ogni giorno mettono comunque, Aaron, in evidenza una discrasia comportamentale. Da un lato abbiamo uno Stato sfilacciato, che non ha ancora risolto problemi, addirittura oltre 20 anni, dove si parla ancora di trattative, quindi ci sono problemi addirittura grandissimi non risolti. E dall'altro invece si cerca di parlare di solidarietà in riferimento ad uno svuotamento di un continente che ci manda migranti, tantissima povera gente, però tanti altri non sono così, all'interno del nostro Stato. Uno Stato come il nostro, con una stabilità precaria, secondo te, può essere in grado di accettare ulteriori disfacimenti o comunque situazioni che non sono facili da controllare? Può questo nuocere alla precarietà di uno Stato che non ha già tanta sicurezza sociale? Guarda Ugo, io penso che questo stato sociale in cui ci troviamo oggi, penso di poter condividere quello che è stato il pensiero del giornalista Grimaldi, che ho intervistato proprio nei giorni scorsi. Abbiamo parlato proprio anche di queste cose qui, per quanto concerne il problema dell'immigrazione, e diciamo che questo quello che si sta creando, quello che si sta venendo a creare, a parte il tantan mediatico che si è generato su questo tema e che ha portato con sé anche un uragano di ipocrisia, così come l'ha definito lo stesso Grimaldi, di fatto in tutto questo, in questi discorsi che sono stati fatti ultimamente, quindi se l'Italia può essere pronta a accogliere tutte quante queste persone, chiaramente è un problema che non può gestire solamente l'Italia, ma è un problema che deve gestire l'Europa e se non addirittura il mondo intero, perché il problema è alla base che deve essere risolto. Perché se noi andiamo a vedere di fatto la gente che fugge dalla Libia, dalla Somalia, dall'Afghanistan, eccetera eccetera eccetera, è tutta gente che scappa via dalle bombe e dalla miseria a cui i paesi occidentali hanno costretto quei territori. Quindi di fatto che il problema l'abbiamo portato noi lì, e se noi non risolviamo il problema alla radice, ci troveremo sempre tantissimi immigrati che vorranno andare via da quelle zone e poi arrivare in Italia, e non solo, magari in Italia, anzi addirittura quello che emerge dalle inchieste è che l'Italia in realtà è un punto di passaggio, le vere mete ambite sono quelle del nord Europa. Infatti se le decisioni dovrebbero essere quelle di una comunità che intenti comuni non ne mostra,
perché credo di poter dire che iniziative di questo tipo sono solo appartenenti al nostro continente. Gli inglesi hanno rifiutato di ospitare i migranti all'interno del loro territorio, gli austriaci ce li rispediscono, i francesi magari chiudono le frontiere. Allora, questa decisione, che è presa da una comunità europea, viene comunque accettata e comunque rispettata solo da un paese della comunità europea. Che gioco è questo? Beh, è un gioco che in questo momento si sta facendo, secondo il mio punto di vista, si sta facendo il gioco di tenere un'Europa il più possibile divisa e scollegata, non unita. Già da queste cose noi lo vediamo, appunto, che questo è un problema tra virgolette europeo e internazionale, invece ci troviamo ad affrontarlo in questo momento solamente noi come Stato, e tra l'altro senza, appunto, come ho detto prima, risolvere il problema. Basta guardare i dati che ci sono stati nel 2013, sono quasi 40.000 gli immigrati che sono sbarcati in Italia, quasi 450 sbarchi, che tutti quanti provengono poi da paesi di guerra, come dicevo prima, dalla Siria, dall'Eritrea, la Somalia, l'Egitto, la Nigeria, e quasi tutti questi sbarchi sono venuti in Sicilia, a Lampedusa, nelle isole Pelagie. Oltre 14.000 migranti sono sbarcati e 20.000 sono quelli arrivati in Sicilia. Nel 2014 si parla, approssimate per difetto, di oltre 20.000 persone che sono state inghiottite dal mare. Cioè, è un'ecatombe silenziosa quella che stiamo affrontando, e diventa che sta affrontando, io parlerei non l'Italia, che sta affrontando il mondo intero, perché se non si fa niente per queste persone disgraziate che vengono per inseguire, se si vuole, un sogno, di fatto noi ci dobbiamo ricordare che l'Italia è un paese che è stato il primo popolo migrante forse nel mondo. Poi dopo abbiamo un difetto, che abbiamo importato, tra le tante cose che abbiamo importato nel resto del mondo, esportato nel resto del mondo c'è anche la mafia, ma noi, gli altri paesi a noi ci hanno accolto. Io, ecco, non sono d'accordo di fronte alle alcune considerazioni politiche che si stanno facendo ultimamente di chiusura totale delle frontiere. Questo non è chiudere le frontiere che risolve il problema. Secondo me il problema è come guardare il dito e non guardare la luna che c'è dietro, insomma. È una spiegazione, come sempre, la tua esauriente, esaustiva. Però ci sono alcune osservazioni, Aaron, che vengono spontanee. Prego. Intanto i nostri nonni sono andati negli Stati Uniti, e abbiamo il piacere di poter dire che hanno costruito Manhattan, e non solo quella. Ma al di là di questo, allora non erano situazioni naturalmente diverse, ma l'aspetto peggiore, credo di poter dire, è quello relativo ad un aumento della somma in denaro che è stata riconosciuta alle operazioni che vengono compiute nel Mediterraneo. Cioè, sembra che tutto il problema per la comunità europea sia quello di dare maggiori soldi alle forze che intervengono. In realtà non è così. Lavarsi le mani con la somministrazione di denaro lascia ancora di più scontenti, credo, i cittadini che hanno poca conoscenza del problema e che vorrebbero saperne di più. Tu che ne pensi? No, sono d'accordo con te. Il problema che poi si crea in queste situazioni, che di fatto si crea una lotta, una guerra tra disperati, perché comunque ricordiamoci che il nostro è uno Stato dove in questo momento ci sono profonde crisi sociali, il lavoro è diminuito, è aumentata la disoccupazione, di fatto ci sono famiglie che non riescono più ad andare avanti, e questi sono i dati, si riscontrano tutti quanti i giorni. Ma non pensiamo che di fronte alle persone che arrivano nel nostro Stato, diciamo che questa situazione in fondo quello che più mi fa rabbia è che di fronte a questo Stato sociale, che hai detto perfettamente che l'Europa se ne lava le mani, il nostro governo probabilmente non riesce a gestire questa situazione sociale da solo, come ovviamente è, perché parliamo di politiche internazionali e sappiamo tutti che il nostro è un paese che è strettamente vincolato a quello degli Stati Uniti d'America, e gli Stati Uniti d'America avere un'Europa debole fa più che bene, fa più che piacere.
se proprio la vogliamo dire tutta, ma senza entrare nel merito di queste cose. Poi dopo c'è anche il tornaconto dal punto di vista degli affari, dell'economia, quindi andiamo a parlare anche dell'economia, ma anche quella sociale, perché io penso a Rosarno, ai campi di lavoro di Rosarno, cioè il popolo italiano che tanto si lamenta a volte che non ha lavoro, ai campi di lavoro a Rosarno non ci va. Chi ci va? Ci vanno a lavorare gli immigrati che vengono. Ecco, quindi c'è questo, da una parte si dice l'immigrante viene qui, mi toglie lavoro, dall'altra però non, si sfrutta anche l'immigrato che viene e che per due lire va a fare magari lavori che l'italiano non vuole fare. In più, in tutto questo si possono inserire le criminalità organizzate. In questo momento ci sono delle indagini in corso da parte di più procure, per quanto riguarda Palermo c'è la procura indaga su due filoni di fronte all'immigrazione. Uno è proprio quello della gestione di questi sbarchi, di questi viaggi, diciamo, della speranza, chiamiamoli così. E si sta cercando di capire se la criminalità organizzata locale nostra, cosa nostra, ha interessi in qualche maniera di fronte comunque a una criminalità organizzata a livello internazionale, perché è ovvio che questa c'è, perché parliamo di soldi, di un giro di affari assolutamente milionario. Tanto per dare un altro dato, per esempio avete sentito l'inchiesta Mafia Capitale? Ebbene, su Mafia Capitale proprio emerge questo traffico di migranti, come l'immigrazione viene sfruttata per fare soldi. Non sono parole mie, sono parole di Luca Odevaine, che è il membro del tavolo di coordinamento nazionale sull'immigrazione e anche, per chi non lo sapesse, ex vice capo di gabinetto del sindaco Veltroni e capo della polizia provinciale di Roma. Ebbene, lui in un'intercettazione, mentre parla al telefono, arriva addirittura a spiegare che lui riesce a muovere orientare i flussi, lui personalmente riesce a orientare questi flussi. Odevaine è in combutta insieme al gruppo di Mafia Capitale, quindi i vari Carminati, Buzzi, e proprio Buzzi, ovvero Salvatore Buzzi, che è il numero 2 della cooperativa 29 giugno e anche braccio destro di Carminati, diceva: ma tu c'hai idea, sempre in un'intercettazione, diceva, tu c'hai idea di quanto ci guadagnano sugli immigrati? Il traffico di droga addirittura rende meno. Questo sì, è per dare un'idea della misura dell'economia che gira attorno al traffico di droga, scusate, al traffico di immigrati. Sì. Intanto comunque la gente percepisce poco e male quello che avviene. Parlando con alcune persone in sosta, in attesa per essere sottoposte a visita all'interno di un sistema sanitario, mi chiedevano se quei soldi consegnati agli apparati preposti alla tutela dei migranti avessero pensato di istituire delle strutture di controllo sanitario separate. Questo credo che avvenga nel momento dello sbarco, ma successivamente abbiamo liste di attesa all'interno delle quali ci sono anche presenze di migranti che hanno comunque un percorso naturalmente meno male facilitato. Però tutto questo viene percepito dalla popolazione come un ulteriore aggravio di spese. Oltretutto ci sono anche delle limitazioni per l'enormità di sprechi all'interno del mondo sanitario, ma non si capisce come mai questa somma non venga utilizzata per creare anche una corsia preferenziale all'interno della quale possa essere individuato un percorso di assistenza senza che questo sovraccarichi il sistema sanitario nazionale. Questo credo che è una situazione che avviene e dovrebbe, secondo me, insomma, se arrivano dei soldi, questi soldi vengono utilizzati per fare i centri di raccolta, i centri di assistenza e tutto il resto, e non sappiamo se ci servono anche per pagare meno tasse o se ci servono per avere un'assistenza che non ingolfi ancora di più un sistema sanitario che è il nostro sistema, che è già parecchio zoppicante. Tu che idea c'hai, Aaron? Ma guarda, innanzitutto dovremmo accertarci che questi soldi che vengono stanziati per l'istituzione dei centri di raccolta, penso appunto alla cara di Mineo, che era proprio quella che Odevaine all'interno di quell'intercettazione lui dice: io gestisco anche il traffico, arriva alla cara di Mineo, che è qui in Sicilia.
cioè, bisogna anche rendersi conto che magari non è tanto che questi soldi vengono investiti lì e poi dopo non sa- questi soldi che vengono investiti lì e appunto vanno a gravare sulla nostra sanità. Il problema è che questi soldi che vengono investiti lì poi dopo vengono mangiati dai soliti noti, e questo è il problema, eventualmente. Perché, come vi dicevo, se all'interno di Mafia Capitale si riscontra che questi soldi che venivano investiti venivano intercettati, e poi andiamo a vedere con i nostri occhi quello che c'è alla Cara di Mineo, cioè ovvero il nulla, una struttura che era fatta per contenere 2.000 persone, fatta di fatto per ospitare 4.000, 5.000 persone, quelle che sono. Abbiamo... o addirittura in questo momento proprio per, sulla gestione della cooperativa, delle persone che hanno preso mano la cooperativa in maniera lì alla Cara di Mineo, c'è un'inchiesta da parte della procura distrettuale antimafia di Catania, che sta cercando proprio di capire come, in cambio di cosa, l'appalto sulla gestione delle, di queste terre di accoglienza, chiamiamole, sia stata presa questo appalto, anche perché è stata data in maniera assolutamente con un appalto diretto, diciamo, che è una cosa anormale, anomala, abbastanza anomala. Addirittura, per quanto riguarda proprio il discorso del, sempre rimanendo sul tema della Cara di Mineo, di fatto la strada che ha portato all'appalto da 97.893.000 euro per la gestione triennale del centro è stato dichiarato illegittimo dallo stesso Raffaele Cantone, che è il, l'autorità nazionale, che rappresenta l'autorità nazionale anticorruzione, con un parere che tra l'altro era stato dato nel febbraio 2015. Cioè, quindi secondo me non è tanto il problema dei soldi che vengono investiti, ma poi dopo vedere questi soldi che fine fanno, perché se li mangiano i soliti noti o li sfruttano come non devono essere sfruttati, cioè è qui che si crea il sovraccarico. Non so se mi sono spiegato. Certo, certo, benissimo, benissimo. Intanto esiste una, ne parlavamo in un'altra, in un altro dialogo precedente. Esiste un discorso di legge fisica, e questo, diciamo, supera ogni tipo di discorso di solidarietà, di amore, di fratellanza. Esiste un problema fisico e delle leggi fisiche. Non si può riportare il contenuto di un contenente più grande all'interno di un contenuto più piccolo, di un contenente più piccolo. Cioè, mi spiego meglio. Tutta la solidarietà naturalmente va a questi popoli, tutto l'aiuto va a questi popoli, tutto ciò che si potrà fare si deve fare, però esiste un problema fisico e quindi logistico. Che succede se questo fenomeno non sarà interrotto e se continuerà ad avere, se ci sarà un continuo flusso così alto di migranti? Non dimentichiamo, ricordo, credo che tu mi possa correggere se sbaglio, Aaron, che è stata fatta richiesta da parte del Ministero, mi pare degli Interni, di una ricerca di nuovi posti, circa mi pare 9.000 ultimi dislocati in tutto il territorio nazionale, alle varie prefetture, per poter dare ospitalità ai migranti ultimi che sono arrivati. E naturalmente lo spazio diventa sempre più piccolo, alcune regioni addirittura si sono rifiutate, come mi pare di poter ricordare, alcune regioni del nord, quelle della Val d'Aosta mi pare. Bene, questo percorso, questo processo fisico, secondo te, può violare le leggi che conosciamo, secondo te? Allora, partiamo da due concetti. Innanzitutto che appunto in questo momento da questo punto di vista il governo, con questa azione di chiedere ancora più posti per ospitare questi migranti, sta facendo... sta dando luogo a una cosa che a mio avviso è legittima, chiedere o dare ospitalità. E il problema, come dicevamo precedentemente, si pone nella misura in cui guardiamo i numeri. Nel 2013 i migranti erano 50.000, nel 2014 sono diventati oltre 150.000. Di questi, per esempio, solamente 90.000 sono arrivati sulle coste siciliane nel distretto di Catania. Quindi
i numeri in sé ci dicono che è un fenomeno in crescita. Di fronte a, e questo può portare sicuramente a un maggiore disagio sociale. Adesso, dal punto di vista internazionale, io torno sempre al discorso che ho fatto prima, cioè di fronte a queste situazioni noi non possiamo mai permetterci di ragionare solamente localmente. Finché il nostro Stato, il nostro governo, ma tutti quanti i governi europei non la finiscono di guardare a questo fenomeno come un problema localizzato solamente di pochi, invece è un problema generico, generale, perché se andiamo a vedere, come dicevo prima, tutte queste persone che vanno via dai propri territori, scappano dalle guerre, scappano dalla miseria che è stata prodotta da quei modelli economici e sociali occidentali, che sono il frutto di quel cambio climatico che noi abbiamo portato sfruttando i loro territori in tanti anni. Cioè, quindi, se non si affronta questa situazione di petto, in maniera alla radice, troveremo sempre ad avere questo problema, con il rischio di fortissime tensioni sociali. Io ne sono sicuro che ci saranno tensioni sociali. Basta la regione che andrà a prendere più o meno migranti, andrà a ospitare più o meno migranti, appunto si rifiutano in maniera categorica a prendere, ad aiutare queste persone, e creano disagi sociali magari in altre zone o in altri territori. Ma d'altra parte, scusami Aaron, esistono anche tante località turistiche che devono essere preservate, perché noi dal turismo facciamo anche un po' di soldi. Se occupiamo anche le zone turistiche, rischiamo di avere grossi problemi, insomma. Io comprendo l'allarme, tra virgolette, sociale, e va a guardare anche queste cose qui. Quando parlo di allarme sociale, non guarda solamente il discorso che poi, voglio dire, molte persone e molti soggetti che vengono. Io quello che chiedo è che non si faccia chiaramente di questi migranti tutta un'erba un fascio, perché non sono tutti quanti criminali, ecco, forse al nord soprattutto, ma io penso anche in altre parti d'Italia, inizio a avvertirlo anche qua giù in Sicilia, si pensa che queste persone vengano per toglierci il lavoro. La stragrande maggioranza di queste persone viene per non venire qui, perché, appunto, ripeto, basta farsi un giro alla Cara di Mineo o altre zone o i centri di accoglienza a Lampedusa, e si scopre che queste persone, la stragrande maggioranza, è qui di passaggio, non è qui per anzi non vuole neanche essere magari schedata e riconosciuta, proprio perché a quel punto diventi un rifugiato politico, oppure ottieni il visto e non te ne puoi più andare via da quel paese, e non puoi andare magari nel paese dove tu volessi andare, perché questa è un'altra problematica che rientra sempre in quella questione europea di cui parlavo in precedenza. Ma chi disblocca i confini? Non abbiamo, noi abbiamo delle grosse difficoltà, sì, va bene, li ospitiamo, però abbiamo i confini della nostra nazione bloccati. I nostri migranti credo che abbiano grosse difficoltà poi a superare i nostri confini. Discorso politico va affrontato politicamente, ma la politica sarà in grado di sbloccare questo problema? Questa è la domanda da $1 milione. La politica in questo momento sta dimostrando che non è in grado di sbloccare questo problema, tantomeno quella italiana. Se faccio il ragionamento che ho detto in precedenza, l'Italia è figlia di un sistema di potere occidentale, soprattutto legato agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America conviene una situazione di questo tipo, e quindi rimaniamo punto a capo. Gli altri stati d'Europa in questo momento, proprio perché magari proprio perché avvertono questa situazione, non stanno facendo assolutamente nulla e ci lasciano da soli, perché avvertono il pericolo di un attacco di questo tipo, ovvero che questo flusso migratorio può creare delle tensioni sociali ad ogni singolo Stato. Dal punto di vista politico nostro, noi siamo di fronte a un bivio. Per chi è, tra virgolette, cristiano, passatemi il termine, aiutare queste persone, penso che sono in mare aperto, penso che sia un atto dovuto, ma non solo per chi è cristiano, proprio per chi ha a cuore il futuro dell'uomo e ha a cuore la vita, il valore della vita.
che penso sia importante per tutti, a prescindere dalla religione che uno può avere. Detto questo, ovviamente a livello politico internazionale, perché non è una cosa, non è sicuramente una cosa che possiamo risolvere solamente noi come Italia, e infatti, non è una cosa nemmeno che può risolvere solo il nostro governo, proprio alla luce dei tanti problemi che il nostro governo ha già di suo. Infatti si è parlato, Aaron, di eventuali centri di raccolta posizionati sul territorio delle zone da cui migrano i migranti, appunto, sì. E quindi sotto l'egida dell'ONU, e quindi poter avere anche un'attività di cernita, ecco, diciamo una cernita insomma un po' più attenta, fatta sul loro territorio. E d'altra parte questo, diciamo, ci libererebbe dalla schiavitù di coloro che guadagnano su questo commercio, insomma, e questa dovrebbe essere, si è parlato di questo, non so tu cosa ne pensi, si è parlato proprio di tentare di mettere lì sul loro territorio, sì, dei centri di raccolta, e quindi attivare lì una specie di smistamento, insomma, per aiutare e soprattutto coloro che fuggono dalle guerre. Allora, come soluzione in potenza potrebbe essere valida. Il problema che noi ci dobbiamo porre è che comunque è di non semplice attuazione per più motivi. Il primo è che per fare una cosa del genere, sì, avevi parlato dell'ONU giustamente, ma bisognerebbe capire chi va a intervenire e in quali territori. Cioè, in questo momento, per esempio, la Libia è un territorio che noi pensiamo di poter, tra virgolette, noi a livello mondo occidentale, tenere sotto controllo da un punto di vista pacifico. Non mi risulta che in Libia la situazione siano tanto tranquille dal punto di vista proprio anche di scontri interni e di guerre interne, di stabilità politica interna, quindi diventa una cosa molto complessa da fare. Allora come lo fai? Lo fai come sempre con l'intervento della NATO? Lo fai con l'intervento di queste forze che sono poi comunque invasive più che di aiuto rispetto a queste popolazioni? Il discorso, mi rendo conto che è molto complicato, e sicuramente ci sono esperti a livello internazionale che possono fornire un contributo maggiore del mio, che questa materia la conosco in parte per quello che ho avuto modo di vedere stando qui, e per quello che ho potuto modo di vedere in questi anni. Credo che potrebbe essere una soluzione, non so quanto sul territorio si riesca a fare questo tipo di cernita, soprattutto proprio per quella questione che dicevo prima, che gli stati in cui andrebbe fatta non sono così tranquilli da poter permettere una cosa del genere. Cioè, è ovvio che controllando gli eventi, chi vuole partire, tu li porti già negli stati dove vogliono andare, è ovvio che dovrebbe essere un tipo di soluzione. Qual è però il problema, tra virgolette? Ci sono due problemi di fronte a questa cosa. Il primo è che la stragrande maggioranza di queste persone, noi dobbiamo tenere conto che è vero che noi li monitoriamo fino a un certo punto, ma è anche vero che la stragrande maggioranza di questa gente viene via da quelle zone in maniera assolutamente non, illegale non è il termine corretto, però di fatto paga una certa cifra per andare via dal proprio stato, arriva in Libia e magari paga altri 1.500 euro per salire su un barcone, poi arrivare al centro di smistamento in Italia, al centro di raccolta in Italia, dove lì c'è un altro business. Cioè, noi quando facciamo i ragionamenti dobbiamo sempre pensare che dietro c'è anche un traffico a livello internazionale che è molto difficile da smontare e che non credo che si risolva o che si sia in grado di risolverlo
dalla notte alla mattina, insomma, con semplicemente istituendo un centro di raccolta, perché poi dopo sappiamo benissimo che a livello burocratico si vanno a creare, magari potrebbe essere una svolta, però a livello burocratico ci sono lentezze pachidermiche che avvengono. È per questo che comunque ripeto, il problema è a livello internazionale, non è solamente nazionale, è giusto che se ne parli. E va, io sinceramente sono dell'idea che il problema va risolto alla radice, cioè ovvero che questa gente non può vivere in uno stato di miseria nei propri stati e per questo è costretta ad andare via dai loro stati, dovrebbe cercare di rimanere nei loro stati. E quindi il problema, ripeto, bisogna risolverlo alla radice, far sì che questo flusso migratorio non ci sia, che questi stati che erano stati privati del proprio benessere lo possano riacquisire. Mi viene in mente una considerazione, Aaron. Quelle compagnie, grosse compagnie petrolifere, non solo loro, che non hanno desiderato abbandonare quei paesi e continuano a estrarre petrolio e a esportarlo, quale strategia secondo te adottano? Ma loro fanno parte, mi rifaccio sempre al pensiero del collega Fulvio Grimaldi, di cui condivido il pensiero, con cui abbiamo parlato proprio di queste cose di recente, cioè ovvero le grandi multinazionali internazionali fanno parte di una logica di potere economico internazionale che va ben oltre a ogni singolo Stato. Se noi abbiamo chiaro questo, capiamo che questa è una situazione che è figlia proprio del loro operato. Non andrà via da quegli stati, perché quegli stati sono in questo momento la loro fonte, una delle loro fonti principali di energia, e quindi non si adopereranno in alcun modo per risolvere questa situazione. Anzi, molto spesso succede che addirittura si creano associazioni non governative proprio per cercare di aiutare e creare ancora maggiori tensioni su queste cose. Questo penso che non sia il caso di quanto avvenuto all'italiano Loporto, che in Israele mi risulta stesse con un ONG che era una delle poche che operava sulla striscia di Gaza per aiutare, insomma, veramente le persone di Gaza. Bene, io credo che se non ci sono altri interventi, Antonella oggi non ha molta disponibilità, da parte di Massimo o Rosario, credo che l'argomento sia stato in parte fino a stasera esaurito. Allora Rosario e Massimo, avete da fare degli interventi voi? Io no, per il momento. Prego Rosario. No, niente, nessuno per il momento. Massimo, sei con noi? Sì, benissimo, 22:44, sì, ci sarebbero degli aggiornamenti. Ecco, solo un istante, ti rimetto a te la parola per un problema tecnico improvviso. Bene, Antonella, hai da chiedere nulla. Antonella è quindi lontana dai microfoni. Allora, io in attesa che Massimo riprenda il collegamento per darci le ultime notizie. Sì. Credo che ecco, Massimo, prego, puoi procedere. Sì, benissimo, grazie. Dunque, allora, ecco, si è parlato in questi giorni di questa presenza di ISIS in Venezia, nelle strade del veneziano, nelle autostrade. Dunque, vi do così una notizia al volo. Sto consultando il Corriere del Veneto, dove dice: ISIS, siamo nelle vostre strade, terroristi in viaggio verso Venezia. Foto virali via Twitter, minacce o vere non ci siamo stasera, Carugo. Allora, riprendo di nuovo. Per quella parola. Guarda, propaganda. È da ieri sera che le cose vanno storte. Allora, ecco una giornata alle spalle da dimenticare. Allora, stavo consultando infatti il Corriere del Veneto, dove estrapolo questo titolo: ISIS, siamo nelle vostre strade, terroriste in viaggio verso Venezia, foto virali via Twitter, due punti, minacce vere o propaganda?
Dunque, panico via social, sono già virali in rete le foto di un presunto terrorista ISIS in cui si legge: Venezia, siamo nelle vostre strade. Su Twitter girano fotografie che inneggiano all'Islamic State. E allora qua ci si chiede: minacce vere o propaganda? Immortalati nelle foto luoghi simili tra Roma e Milano, ma anche tratti autostradali come Milano-Venezia, la 4 serenissima per capirci. Ecco, le foto circolano su account Twitter di sostenitori dell'ISIS, in particolare sull'account di un tunisino fanatico del califfato. Allora, per l'intelligence italiana, chiunque sia l'autore di questi messaggi, si tratta di pura propaganda e guerra psicologica. Ecco, questo è quanto ho estrapolato dal Corriere del Veneto, che lo stavo appunto consultando durante la vostra diretta. Poi altre notizie degne di rilievo non ce ne sono. Io direi alle 22:47 di chiudere qui, se non altro dire a coloro che ci stanno seguendo dal nord-est d'Italia che ci sarà in televisione l'edizione di Pianeta Oggi Reporter condotta dal sottoscritto sulle frequenze di Video Telecarnia Tele Friuli, vale a dire sulla frequenza 690 per tutto l'Alto Adriatico. Non c'è veramente altro. Io saluto alla regia centrale Rosario Moreno, naturalmente voi dagli studi di Bari, Antonella Intranò e Ugo Lombardi, a cui ti rimetto la linea. Buonanotte a tutti. Bene, intanto salutiamo il nostro ospite Aaron Pettinari, vice direttore di Antimafia 2000. Lo ringraziamo, speriamo di averlo presto nostro ospite. Grazie Aaron. Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata. Ringraziamo tanto, buona serata a tutti voi. Ciao, ciao Aaron, anche da Venezia. Ciao. Ecco, ciao. Ringraziamo Rosario Moreno, responsabile di Science Web Network, per la sua regia. E salutiamo e ringraziamo Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net. Il prossimo appuntamento speriamo sarà mercoledì prossimo, se Rosario ci conferma, dalla regia alla stessa ora, vero Rosario? Certo, certamente. Un caro saluto, un saluto ad Aaron, Massimo, a te, a Ugo, a Antonella e a tutti gli ascoltatori. Bene, una cara buonanotte a tutti quanti. Buonasera.